Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video. Vi è un evento nella storia di Mosè nella Bibbia in cui, volendo convincere il faraone a lasciare andare il popolo di Israele, muove la mano di Dio scatenando diverse terribili piaghe sul paese d'Egitto. Ma queste piaghe possono essere collegate a fenomeni realmente esistenti e malattie realmente esistenti? E questi fenomeni sono inoltre collegati l'uno con l'altro, così da rendere l'uno la causa dell'altro? Vediamolo insieme in questa nuova puntata. Piaga numero 1: l'acqua tramutata in sangue. Le maree rosse non sono altro che un'infestazione algale causata dall'inquinamento umano o da una situazione climatica e ambientale favorevole per la diffusione, la rapida diffusione delle microalghe, soprattutto dinoflagellati, che sono quelli, c'è una specie di dinoflagellati che dà il caratteristico colore rosso alle maree rosse, che in realtà però potrebbero presentarsi di molti altri colori, come ad esempio verdi, blu o gialle, ma vengono conosciute con questo nome perché c'è una specie di dinoflagellati che dà proprio questa caratteristica colorazione rossa alle maree rosse. Queste alghe procurano un inquinamento veloce che causa molto spesso la moria di tantissimi pesci, e tra l'altro i pesci, i molluschi che vengono a contatto con questo tipo di inquinamento, se ingeriti dall'uomo causano gravi intossicazioni, ma anche solo l'acqua che viene che evapora potrebbe, se ingerita, se inalata, causare per aerosol delle intossicazioni alle vie respiratorie o finanche, se l'inquinamento è molto grave e molto forte, delle irritazioni cutanee, di cui poi in realtà parleremo dopo, perché c'è una piaga, che sono quelle delle ulceri, che riguarda proprio le irritazioni cutanee. Quindi potrebbero le maree rosse, l'inquinamento dell'acqua del Nilo, aver causato anche a questo tipo di piaga? Punto interrogativo. A causa dell'inquinamento causato dalle alghe rosse e delle maree rosse, le rane escono dal Nilo in massa, spostandosi tutte verso l'entroterra, dove, però, mancando di idratazione, moriranno nel giro di pochi giorni. Questo spostamento in massa e la conseguente morte di così tante rane all'interno delle case degli egiziani causerà la terza piaga. Ovvero la terza e la quarta piaga, ovvero le zanzare e le mosche velenose. A causa della morte in massa delle rane, infatti, e dell'inquinamento provocato dalle alghe rosse nel fiume Nilo, un esercito di zanzare e mosche velenose invaderà il paese. Nella terza piaga della Bibbia ci dice che sono prima le zanzare a infierire gravemente sugli uomini. Forse le zanzare erano anche portatrici di malaria? Punto interrogativo. Questo non viene definito, non viene descritto nella Bibbia, ma la piaga è comunque così tanto dura da convincere il faraone a supplicare Mosè e Aronne di esserne liberato. Ad ogni modo, la piaga però, nonostante Dio si impegnasse a ritirare la sua mano, e ad ogni piaga Dio si impegnava a ritirare la sua mano con la promessa del faraone di lasciare andare Israele, il faraone puntualmente disattendeva le promesse fatte a Mosè e quindi a Dio, causando di conseguenza una nuova piaga. Ed è proprio questo comportamento del faraone che causerà la quarta piaga, dopo la terza delle zanzare, che è la piaga delle mosche velenose. Ora, esiste in natura un tipo di mosca velenosa, chiamata mosca cavallina, che causa reazioni allergiche nell'uomo e nel bestiame, e la morte del bestiame dopo qualche giorno dalla puntura. E questo è ciò che di fatto accadde. Gli uomini subirono delle reazioni allergiche, furono tormentati da queste mosche velenose e il bestiame ne fu pure tormentato, ne fu punto, e queste punture causeranno, perché la mosca cavallina è mortale per il bestiame, causeranno la quinta piaga,
ovvero la mortalità del bestiame. La morte del bestiame, la quinta piaga, è quindi in realtà collegata alla quarta piaga delle mosche velenose, probabilmente una mosca cavallina, e forse anche alle zanzare, ma più sicuramente, più certamente alla quarta piaga delle mosche cavalline, se di mosche cavalline si trattava. Dopo la quinta piaga, però, il disfacimento del bestiame, un grandissimo numero di bestiame che muore, tra l'altro notate che il bestiame che muore è proprio quello che la mosca cavallina va a colpire, cioè cavalli, cammelli, pecore, buoi. Sono proprio le tipologie di animali che la mosca cavallina è solita colpire, quindi non è un caso che possa trattarsi effettivamente della mosca cavallina. Dopo la quinta piaga e la morte del bestiame, giungiamo alla sesta piaga, le ulceri. I morsi di zanzara più la presenza delle mosche velenose causa, molto probabilmente potrebbe aver causato o collaborato a queste ulcere, la formazione di queste ulceri su persone e bestiame come descritto nella Bibbia. Tuttavia è importante notare che la causa diretta che la Bibbia ci descrive essere la causa diretta di queste ulceri non è il morso delle mosche, ma una polvere proveniente dalla fuligine della fornace che Mosè getta in aria e che la Bibbia ci dice sarà quella che causerà queste cose. Ma ciò non toglie che comunque i morsi di mosca cavallina potrebbero aver contribuito. Sesta piaga, grandine e fuoco. Beh, su questo non c'è da discutere. La Bibbia in questa piaga ci parla di una grandine di dimensioni maestose, tanto da danneggiare alberi e uccidere uomini e bestiame, quelli che si trovavano fuori. Quindi si trattava di una grandinata dalle dimensioni colossali, quale né mai vi fu né più vi sarà in Egitto, sta scritto nella Bibbia. E sappiamo benissimo quanto una grandinata di questo tipo può essere pericolosa. La cosa interessante da notare però nella piaga della grandine è che questo potrebbe in realtà essere la causa della settima piaga successiva, ovvero quella delle cavallette. Infatti l'esserci spostati da un'infestazione di alghe a una grandinata in pochi giorni potrebbe significare un cambiamento repentino delle condizioni climatiche, che sarebbe quello che poi ha causato lo spostamento in massa delle cavallette che hanno praticamente divorato il resto degli ortaggi che non erano stati distrutti dalla grandine. Dopo la settima piaga delle cavallette giunge l'ottava piaga, le tenebre. Beh, le tenebre potrebbero invece essere causate da un fenomeno separato che si chiama Al-Khamsin ed è una tempesta di sabbia nel Medio Oriente presente anche oggi, che ha dimensioni e densità, una densità di sabbia presente tanto grande che praticamente riesce a oscurare il sole per diversi giorni. E questo è un fenomeno che accade anche oggi, trovandoci noi in una zona comunque vicino ai deserti, non è del tutto impossibile che ciò sia accaduto, visto che Al-Khamsin è un fenomeno che accade tutt'oggi. Infine la nona piaga, che è la morte dei primogeniti, beh, non c'è niente da dire su questo, sappiamo che la vita è in mano di Dio, è una piaga terribile, è una piaga atroce, tuttavia è la piaga a cui si giunge a causa dell'ostinatezza del cuore del faraone, che piaga dopo piaga dopo piaga e dopo le suppliche di Mosè e dopo che ogni volta Dio ritira la piaga, ritira la sua mano, il faraone rifiuta di far partire Israele, viene meno alla promessa data volta dopo volta dopo volta, fin quando tragicamente si arriva alla nona piaga, che è quella della morte dei primogeniti. È qualcosa di sicuramente terrificante, atroce, che mostra l'autorità e il potere di Dio sulle cose che ha creato e mostra quanto alle volte ostinatamente ci opponiamo alla sua volontà semplicemente perché non ci piace che lui sia Dio che abbia il potere di fare queste cose. Ebbene, credo non sia piaciuto
a Mosè, non sia piaciuto al faraone, non sia piaciuto a nessuno essere arrivati a questo, ma purtroppo c'è da dire, questa è ciò a cui si arriva quando il cuore dell'uomo continua a essere ostinato e a rifiutare l'autorità di Dio. Beh, che dire? Queste erano le piaghe e i modi in cui credo che siano avvenute le cose, i fenomeni che in natura esistono e che potrebbero spiegarli, sia come malattie e animali che le portano, sia come fenomeni naturali che esistono realmente tutt'oggi. E tu che ne pensi? Lasciami il tuo commento giù e ricordati di iscriverti al canale se non l'hai mai fatto, o lasciami un mi piace, anche questo mi aiuterà a capire che il video ti è piaciuto. Beh, anche per oggi è tutto, vi do un grande abbraccio e vi dico ciao, ci vediamo al prossimo mistero.